Parliamo ancora del circuito equivalente del motore sincrono trifase, partendo da quello completo che abbiamo già visto. Facciamone una copia per elaborare le trasformazioni anche graficamente. Ecco, posizioniamo la copia e andiamo a modificare partendo dal rotore, dalla parte corrispondente al rotore. Quindi cancelliamo i singoli componenti, la resistenza degli avvolgimenti, la reattanza di dispersione e la resistenza meccanica equivalente del carico. Trasformiamo questo in un'unica impedenza del rotore del motore, impedenza che chiamiamo Z2. Continuiamo nella nostra trasformazione. Adesso il circuito così ridotto al secondario, proseguiamo nella sua trasformazione. Adesso abbiamo che l'unica impedenza del rotore la possiamo riportare allo statore e cercare ricordarci e cercare sul circuito l'equivalenza tra l'impedenza rotorica e l'impedenza del rotore riportata allo statore. Quindi il circuito dove riportiamo l'impedenza del rotore allo statore, quest'ultima la indichiamo con Z2', dove il pedice 2 indica il fatto che si tratta dell'impedenza del rotore e l'apice primo indica che l'abbiamo riportata allo statore. Cerchiamo che relazione esiste fra la Z2 e la Z2'. Intanto ricordiamoci le relazioni che esistono fra le tensioni in ingresso e uscita del trasformatore ideale che troviamo nel circuito equivalente del motore asincrono, dove abbiamo che il rapporto delle tensioni indotte al primario e al secondario a vuoto è uguale al rapporto di trasformazione a vuoto K0. Quindi possiamo anche scrivere che la tensione indotta al primario E1 è uguale alla tensione indotta al secondario a vuoto moltiplicato per il rapporto di trasformazione a vuoto K0. A questo punto abbiamo che deve essere valida l'espressione che rappresenta la potenza assorbita dal trasformatore ideale al primario, che deve essere uguale a quella erogata al secondario, quindi il prodotto E1 per I2' deve essere uguale a E02 per I2. E quindi troviamo la relazione esistente fra la corrente al rotore, la corrente secondaria e la corrente richiamata al primario, allo statore I2'. E questa relazione è data da I2' uguale I2 fratto K0. Se indichiamo quindi nel circuito equivalente la tensione indotta E1 ai capi della Z2', possiamo, applicando semplicemente la legge di Ohm, trovare la relazione che esiste fra E con 1, I2' e Z2', che è chiaramente in forma di moduli Z2' uguale a E1 diviso I2'. Se adesso andiamo a sostituire nella legge di Ohm generalizzata appena scritta le relazioni ricavate sopra, vedremo le relazioni esistenti tra l'impedenza del rotore e l'impedenza del rotore riportata allo statore. Quindi intanto il numeratore E1 andremo a sostituirlo col valore precedentemente ricavato e il denominatore I2' ugualmente andremo a sostituirne il valore ricavato dalle relazioni
esistenti per il trasformatore ideale presente nel circuito equivalente. Quindi andiamo a sostituire alla EQ1 la E2O per K0 e alla I2' la relazione I2 fratto K0. Ovviamente qua il K0 al denominatore del denominatore lo posso portare al numeratore e quindi mi risulterà K0 al quadrato e rimane il rapporto, quindi E02 diviso I2 per K0 al quadrato. E questo rappresenta il valore della impedenza del rotore riportata allo statore. Quindi indichiamo nel circuito equivalente tutte le correnti, quindi nel rotore la I2, dall'analisi del circuito rotorico è ovvio, sempre applicando la legge di Ohm, che relazione esiste fra Z2, I2 e la E02, quindi intanto abbiamo che E02 diviso I2 deve essere la Z2 per la legge di Ohm scritta per il rotore, quindi avremo alla fine che Z2' non sarà altro che Z2 per K0 quadro, e questo vale sia per i moduli, ma ovviamente ciò che più ci interessa anche per i fasori e quindi i vettori Z2' uguale Z2 per K0 quadro. Andiamo a scrivere quindi l'impedenza Z2 con le sue componenti, parte reale e parte immaginaria, quindi la somma delle due resistenze R2 e R2 per 1 meno S fratto S come parte reale e JX2D, reattanza di dispersione, come parte immaginaria. Quindi se adesso andiamo a sostituire la stessa cosa per quanto riguarda la Z2', ricordandoci che Z2' è Z2 per K0 quadro, non facciamo altro che moltiplicare per K0 quadro tutti i termini che compongono la Z2, ottenendo questa espressione per Z2'. Quindi abbiamo che quindi riportando la R2 K0 quadro al R2' che abbiamo definito prima e indicando come X2', potremmo anche chiamarla X2D', comunque per semplicità X2', la reattanza del rotore riportata allo statore, abbiamo che possiamo terminare la rappresentazione di Z2' come R2' più l'equivalente meccanico del carico riportato allo statore R2' per 1 meno S fratto S più JX2' la reattanza rotorica riportata allo statore. Procediamo ancora nel nostro percorso di trasformazione del circuito equivalente per arrivare alle forme alle quali siamo orientati. Quindi ridisegniamo l'ultima versione, del circuito equivalente, riportando nello stesso le relazioni che abbiamo appena ricavato. Quindi al posto della Z2' andiamo a inserire i singoli componenti che abbiamo definito. Quindi abbiamo due elementi resistivi e l'elemento reattivo. Gli elementi resistivi sono R2' e l'equivalente meccanico
del carico riportato allo statore R2' per 1 meno S fratto S è il componente reattivo rappresentato dalla X2'. A questo punto il circuito equivalente si presenta come un circuito equivalente a T, come viene definito per la sua forma e la disposizione dei componenti. Un'ulteriore semplificazione, che ovviamente comporta un'approssimazione ancora del circuito, che in alcuni casi possiamo accettare in cambio della semplificazione dell'analisi del circuito stesso, è quella che prevede di spostare in ingresso i parametri trasversali G0 e B0. Quindi praticamente corrisponde a ritenere uguali la tensione di fase V1F e la tensione indotta E1. In questo modo il circuito equivalente diventa più semplice da analizzare con questa trasformazione. Quindi vedete che i parametri trasversali G0 e B0 vengono spostati in ingresso. Qua adesso sto riportando le correnti al nodo e in questo caso abbiamo l'equivalenza anche tra la corrente primaria di statore con la corrente di reazione di rotore. Quindi il circuito diventa questo. Adesso l'equivalente meccanico per semplificarne la scrittura lo chiamiamo Rm', che ovviamente è uguale a R2' per 1 meno S fratto S. Non facciamo altro che rinominarlo per renderle più semplice la scrittura. Lo evidenziamo anche in modo da ricordarne il valore. E lo riportiamo sul circuito Rm'. Vedete, il circuito si semplifica perché abbiamo adesso una serie di componenti con i parametri equivalenti del circuito di statore e di rotore, e tutti i parametri longitudinali risultano in serie fra di loro. Quindi possiamo riassumere la somma di R1 e R2' come equivalente alla resistenza di cortocircuito già definita in precedenza. Poi abbiamo la somma delle due reattanze di dispersione al primario e al secondario riportata al primario, e questa non è altro che la reattanza di cortocircuito X1CC. Ridisegniamo quindi il circuito per arrivare alla rappresentazione finale del circuito equivalente del motore asincrono trifase riportato allo statore, in cui riportiamo i vari valori e i vari componenti così come definiti sopra. Quindi abbiamo la tensione di fase di alimentazione, V1F, la corrente di fase, che poi coincide con la corrente di linea assorbita, I1, la corrente di reazione, I2', e la corrente a vuoto, I0. I parametri longitudinali di cortocircuito R1CC e X1CC è la resistenza meccanica equivalente del carico. Questa versione del circuito equivalente, ricordiamoci, molto semplificata ma molto utile per calcoli appunto di prima approssimazione, risulta di semplice risoluzione e rappresenta il nostro circuito equivalente
distattore semplificato. Comodo perché i valori di R1CC, X1CC li ricaviamo dalla prova di a rotore bloccato, mentre i parametri trasversali G0 e B0 li ricaviamo dalla prova a vuoto sul motore asincrono trifase, il che ci consente, appunto dai risultati delle prove o dai dati di targa della macchina, di ricavare il circuito equivalente.